E cominciamo quindi con gli auguri da parte di tutti i commercianti da Zano Lombardo. Partiamo quindi con il Bar Mignone e soprattutto incontriamo Fre. Beh, gli auguri di Natale li faccio con tutto il mio cuore e vi auguro veramente un Natale felice e tanta salute a tutti. Felice Natale e buon principio d'anno dal Barley. E continua la nostra carrellata con tutti i commercianti di Alzano Lombardo. In questo caso ci troviamo a Daravasio, che è uno dei locali storici, sono uno dei negozi storici di questo bel borgo. Facciamo anche gli auguri di Buon Natale. Sicuramente auguri a tutti per un felice, sereno Natale e sempre per un migliore anno. Tanti auguri a tutti voi di buone feste, buon Natale dal Forno Abati. Ciao ciao! E anche il negozio Andrea Seppe Jeans, in particolare la signora Monica, è pronta per fare gli auguri di Natale. Allora, auguro buon Natale e sereno nuovo anno a tutti i nostri nuovi clienti. Vi aspetto. E quelli vecchi no? Quelli vecchi li ho già fatti, li rifaccio. Vi aspetto tutti in Piazza Italia 21 ad Alzano. Tanti auguri di buon Natale dal Bar Gio. E con la signora Daniella de Il Raviolo facciamo ovviamente gli auguri. Auguri a tutti i miei clienti e a tutti. E alla nostra nuova? La nostra nuova TV Alzano. Bravissima, promossa, promossa. Tanti auguri. Grazie, tanti auguri a voi. Tanti auguri, buone feste a tutti da parte di Frutta in Piazza. E continuiamo con i nostri auguri. Sharon Caffè. Non possono mancare gli auguri per i nostri clienti, tanti auguri. Auguri a tutti. Auguri. Il collare d'oro e tutto quanto lo staff augura a tutti quanti possessori di cani e non un buon Natale e un buon anno 2019. E non possono certamente mancare anche gli auguri da parte del consigliere comunale, ovviamente delegato al commercio, dal presidente dei commercianti, perché insomma l'unione, insomma, l'abbiamo scoperto, fa la forza ed è così che deve essere. Esatto, auguri a tutti i residenti, i cittadini del comune di Alzano Lombardo, auguriamo un sereno Natale, speriamo possano viverlo serenamente con gli eventi programmati nel nostro comune. Cogliamo l'occasione per invitarvi il 23 dicembre verso le 5:30-6 del pomeriggio alla casetta montata in Piazza Italia per scambiarci gli auguri con l'amministrazione comunale. Presidente commercianti, in realtà anche commerciante da tantissimi anni, quindi insomma davvero gli auguri a chi viene qui, ma anche insomma a chi poi visita questo bel paese. Colgo l'occasione per augurare a tutti i commercianti e soprattutto alla popolazione di Alzano Lombardo un felice e sereno anno 2019. Avete qualche iniziativa importante, particolare in questo periodo? In questo periodo abbiamo piazzato adesso nella Piazza Italia la casetta di Babbo Natale, poi le luci, abbiamo illuminato molto bene il paese e speriamo di fare meglio soprattutto nell'anno 2019. Auguri a tutti, Oasi Verde ve lo augura di tutto il cuore, speriamo che sia un anno meraviglioso per tutti quanti, ne abbiamo bisogno magari. Grazie ancora di cuore a tutti e auguri, buon Natale. Dalla farmacia Bolzoni, tanti auguri di buon Natale e buon anno. E sognando anche in questo periodo freddo di fare un viaggio meraviglioso, destinazione sole, pronta per fare gli auguri. Assolutamente sì, tantissimi auguri da noi e vi aspettiamo perché vi trasporteremo al caldo anche quest'anno. Allora, un augurio speciale a tutti i nostri clienti e anche un augurio di buon inizio a Alzano TV. Tanti auguri a tutti. Tanti auguri di buon Natale a tutti gli alzanesi da Silvia Abbigliamento, perché possa essere un Natale da trascorrere con la propria famiglia. E anche da Pierre Damenti un saluto e un auguri. Auguri a tutti gli alzanesi e Alzano TV. Ciao ciao. Auguri anche a questo piccolo che ci allieterà il 2019. Bocca al lupo. Grazie mille.
Federica Conciature, Michela, Francesca Barla Piazzetta, vi auguriamo buon Natale e